ragazzi, stiamo per sentire Massimo Ranieri, ci sono le prove del suo spettacolo stasera qui al Cagliari, all'anfiteatro che è ancora vuoto, attende il suo Beniamino. Si sente tutta l'importanza e il peso della cultura partenopea. Eccolo laggiù. Ragazzi, questa nostra è l'ultima della serie di interviste di tutti gli altri nostri colleghi, ma probabilmente la più interessante, perché stiamo seguendo con quanta meticolosa attenzione e professionalità Massimo Ranieri segue le ragazze del suo gruppo di ballo. Abbiamo notato che sia l'orchestra che i ballerini sono tutte quante delle ragazze, delle donne. Ragazzi, aspetta, il tappo perché non, ti sei... non potevo aspettarvi niente di meglio. Niente, io c'ho un amico mio, un commilitone, quando ero sotto le armi, che era sardo, e dicevo: ma scusi, ma tu sei sardo, dove sei nato? Due fermate dopo Civitavecchia. E a Roè, e a Olbia. Fantastico. Bravo, a proposito di soldati, osurdate innamorati, sì. Giusto? Quindi ricordo, cioè la cultura partenopea che riprende piede, che riprende forma qui nel terzo millennio, tu come la vedi? Perché tutto questo interesse ancora nei confronti della canzone napoletana? Perché è la canzone napoletana e poi perché è la canzone popolare, come la vostra tradizione, la nostra tradizione, guai se non ci fosse. Io vengo dalla festa della Taranta, che è stato un delirio meraviglioso di popolarità e di musica fatta di popolare, di tutti i giorni, per strada, tutti ballano, tutti suonano, e questo ci unisce, ci affratella, è una cosa meravigliosa, gente che non si conosce che balla insieme, è una grande festa, e la canzone popolare vuole significare questo, stare insieme e non disunirci. È vero, è canzone popolare napoletana, sardo, vi dicendo, significa anche la ovviamente tradizione, le nostre tradizioni. Massimo Ranieri. Ma no, significa, dice anche Massimo Ranieri, io sono un cantante popolare, vengo da significa anche Pirandello, significa anche Edoardo. Certo. Al quale ovviamente assomigli in maniera impressionante, sono il primo a dirtelo. Cosa a fascio Pulicinella. Sì. Giusto. No, io voglio solo dire una cosa, la cosa più importante, che è questa, che in questo momento, stando qua, mi ricordo 2 anni fa, quando c'è stato il tributo a De André, stavo con il mio amico Andrea Parodi. È vero. Ed è un momento di tristezza, di commozione, perché avevamo un rapporto di amicizia sincero, e Andrea, oltre a quella voce che sappiamo tutti quanti che aveva e che ha, perché ci guarda da lassù, aveva un grande cuore, una grande nobiltà d'animo. È verissimo. Difficilissimo da riscontrare in chi fa questo mestiere. È vero. Per concludere, perché insomma non capita spesso di incontrare un personaggio del tuo calibro. Basta venire a Roma, bus citofonare Calone e mi trovo. Ah sì, e mi incontro. Poi che io vengo. Comunque oggi insomma con un ensemble, tutte ragazze tra l'altro. Tutte donne, sì, sì. Però oggi, chi sta meglio di me. Ecco, Massimo Ranieri oggi è questo. Ma sì, 40 anni fa Massimo Ranieri, quando ha capito di avercela fatta veramente? Quando incontro Anna Magnani? No, ma insomma, no, oltre a Anna io ho avuto il privilegio di conoscere De Sica, di lavorare. De Sica mi ha fatto la regia di uno spettacolo teatrale, insomma, io sono molto fortunato, sono privilegiato nella vita, mi è stato molto, molto, molto fortunato, e questo grazie a Dio.
è vero. Ragazzi, io ho conosciuto un uomo spettacolare, una persona di una... di una vecchiezza unica. No, non è vero. Mi permetto di ricordarti una cosa che mi diverte da bambino, il film con Pozzetto. Ah, stupenda, la patata bollente. Quello è diventato un cult, quello è bellissimo. Abbiamo mezza patata bollente. All'epoca... all'epoca c'è state grandi polemiche, però grandissimo uomo di cinema che è stato Steno, che ha fatto, è stato il regista per antonomasia di Totò insieme a Monicelli, quando mi propose questo film mi disse: guarda, io ho pensato a te perché siccome sei carino e tutti sanno quello che sei, però tu puoi essere benissimo questo ragazzino che si innamora di questo operaio. Successe un patatrack, sì, poi invece è diventato un cult, un film che ancora oggi io quando lo vedo devo dire ancora mi diverto. Grande Steno, eravamo già pronti. Sono molto fortunato, ho lavorato con Steno che ha lavorato con Totò, pensa te. E io sono fortunato ad averti intervistato per la prima volta, il grande Massimo Ranieri. Forza Cagliari, forza, ciao Sardegna, ragazzi, siete meravigliosi. Grazie a voi. Grazie. Grandi auguri.